Benvenuto, Leonida. Ti stavamo aspettando. Gli Efori, sacerdoti degli antichi dei. Porci incestuosi. Più animali che uomini. Animali che perfino Leonida deve corrompere e supplicare. Perché nessun re spartano è mai andato in guerra senza la benedizione degli Efori. I persiani dicono che le loro forze contano milioni di uomini. Spero per il nostro bene che esagerino. Ma non c'è dubbio, affronteremo la più imponente armata che sia stata mai adunata. Prima di svelare il tuo piano, che cosa hai da offrire? Useremo la nostra superiore abilità in combattimento e il terreno della nostra Grecia per annientarli. Marceremo a nord, verso la costa, dove mi accerterò che... È il secondo mese, Leonida. La luna piena si avvicina. Le sacre antiche feste. A Sparta è vietato muovere guerre al tempo delle carnee. Sparta brucerà! I suoi uomini moriranno combattendo e le sue donne e i suoi bambini diventeranno schiavi o peggio! Ascoltate. Bloccheremo l'attacco dei persiani sulla costa, ricostruendo il grande muro focese, e poi li faremo incanalare nel passo di montagna chiamato Termopili. Così in quell'angusto corridoio il loro numero non conterà niente. Allora onda dopo onda l'attacco persiano si infrangerà contro gli scudi spartani. Xerxes subirà perdite così grandi e i suoi uomini saranno così demoralizzati che non avrà altra scelta che abbandonare la sua campagna. Dobbiamo consultare l'oracolo. Ascolta gli dei, Leonida. Io preferirei che ascoltaste la vostra ragione. Le tue blasfemie ci sono già costate tanto, Leonida. Non ne vogliamo altre.